Liberi.tv, Riccardo Cristiano, ci troviamo a Cleto, in provincia di Cosenza, in compagnia di Giuseppe Capitolino, che in arte invece è Giuse Magic, giusto? Magic Giuse, sì, esatto. Magic Giuse. Esattamente, sì. Lo avete visto di recente al Cletoland Park qualche giorno fa, però lui fa di tutto e si sposta, tant'è che ci sono delle date che poi passeranno in sovraimpressione, sono ad esempio lunedì 12 ad Aiello, lunedì 19 a Serra, sempre in compagnia di Gisa Guidoccio per... Sì, con la presentazione del libro, esatto. E poi tu ti farei delle dimostrazioni di quello che è la tua arte scenica e di magia. Oh, diciamolo che quanti anni hai? 13. Hai 13 anni. Allora, è altissimo, c'è 13 anni. E comunque da quant'è che diciamo hai questa passione? Più o meno da quando ero piccolo, da quando ovviamente credo tutti quanti i maghi siano partiti da quel kit 50 giochi di magia. Sì. Da qua, da quello lì dove che me l'ha regalato, se non sbaglio, proprio mio padre. Da lì io sono cominciato, avevo più o meno 5-6 anni, ma lo facevo per gioco, mai a pensare che questa mia grande passione sarebbe diventata sempre più professionale, diciamo, da questo punto di vista. E qual è stato il primo gioco, diciamo, che hai sperimentato e che ti è riuscito? Il primo gioco che ho fatto, faccio prima a fartelo, non a spiegartelo. Ok, allora quindi a questo punto vediamo questo gioco di magia, lo vediamo direttamente. Ah. Quindi aspetta che adesso facciamo l'inquadratura, vediamo un po', e il gioco di magia di Giuse inizia subito. Allora, questo gioco di magia può avere due finali. Il primo, che non mi piace tanto. Il secondo invece è quello che voglio proprio provarvi a fare oggi. Allora, prima di tutto si mescolano le carte e se ne va a selezionare una. Io non guardo. Supponiamo questa, ok? Sì. Si guarda e si ricorda. Cosa importante, bisogna ricordarla bene perché il gioco sarà un pochino lungo, eh. Allora, questo secondo finale di cui ho bisogno non andrò a ritrovare subito la vostra carta perché non sarebbe magia. Andrò a prendere tre carte e secondo me tra una di queste potrebbe esserci la vostra. Una potrebbe essere questa. Non ne sono tanto sicuro, Una potrebbe essere questa. E una potrebbe essere questa. Stavo dicendo prima, questo gioco potrebbe avere due finali. Il primo, dove la vostra carta viene trovata girata al contrario nel mazzo, però non mi piace tanto come finale. Invece il secondo è pura magia. Per la prima volta la vostra carta era un jack di picca. No? Però un po' le assomigliava, vero? Un pochino. La vostra carta era un jack di quadri. Però un po' le assomigliava, vero? Per la prima volta un jack di fiori. Come no? Era quella. Non era quella? No. Sì. Cavolo. Non era quella. Ho sbagliato. Scusa, perché se lo sapevo ti facevo direttamente il primo finale dove una sola carta si trova girata al contrario. Esattamente, il jack di cuori. Quindi parliamoci chiaro, cioè tu sai fare tantissime cose, cioè veramente se ti chiamano non è soltanto per i ragazzini, che poi per modo di dire, ragazzini, tu c'hai 13 anni ma sei altissimo, sei intelligentissimo, sai fare cose che secondo me non sanno fare nemmeno gli adulti, questo è sicuro. Ma hai un modello, cioè ad esempio un idolo, un prestigiatore, sai, c'è Houdini, che tutti dicevano Houdini, David Copperfield oppure qualcun altro? Allora, è un mago non tanto conosciuto, però si chiama Danny da Ortiz, un mago spagnolo. E perché ho scelto lui, diciamo, come mio idolo guida? Per il modo come tratta gli spettatori. Nel senso, lui quando chiama gli spettatori al tavolo per venire a chiedergli una mano, non li tratta normalmente, gli chiede di sedersi tutti vicini perché per lui la magia è famiglia. Quindi gli chiede, mettiamoci tutti vicini, io sono il padre, tu sei la madre, loro due sono i bambini, perché la magia è famiglia. E quindi ho scelto lui perché, a parte i suoi giochi che sono stupendi, non riesco a capire io che sono un mago. E niente, adesso questo è un grande. Danny da Ortiz è il migliore, secondo me. Adesso sta diventando anche lui il migliore, quindi c'è il maestro, c'è l'allievo, quindi se vogliono cercarti basta andare sui social, quindi penso pagina Facebook, Instagram, che poi... Non è ancora Facebook, ok, vabbè, però dai, sulla pagina Instagram si trova Giuseppe Capitolino... Sì, underscore magic, si va praticamente alla ricerca di Giuse Magic. Poi vabbè, il video lo avete visto, lo state guardando su Liberi TV. Lui comunque sarà in giro con Gisa Guidoccio con la presentazione del libro. Insomma, dai, è l'inizio. Per ogni cosa è l'inizio e devo dire che è un inizio. Esatto. Liberi TV, Riccardo Cristiano, Cleto.